Beer Food Attraction 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Fonte Plose SPA, un'azienda di Bressanone che ha oltre 70 anni di vita. Ne parliamo con Giulia Wagner, la responsabile marketing dell'azienda. Giulia, benvenuta. Ciao, buongiorno. Tu sei la responsabile marketing, io direi anche un po' la brand ambassador, perché ogni tanto ci chiami e ci dici quelle che sono le novità dell'azienda. Allora, prima di passare alle novità che presentate in questa occasione, parliamo di Fonte Plose SPA. Qual è la storia di Fonte Plose in un minuto? Beh, l'hai già detto tu, è un'azienda storica, familiare, nasce negli anni 50 a Bressanone con la scoperta della fonte che è sul Monte Plose, proprio sopra la nostra azienda, da cui sgorga Acqua Plose, che è un'acqua che ha delle caratteristiche eccellenti, che ci ha fatto iniziare a conoscere dapprima sul territorio e poi in tutta Italia. Pian piano negli anni siamo cresciuti nel mondo delle bevande analcoliche e quindi abbiamo una linea biologica, Bioplose, dove noi siamo stati pionieri nei succhi di frutta, senza coloranti, senza conservanti, sono tutti prodotti genuini, imbottigliamo tutto in vetro, dal 1957 siamo plastic free e non siamo mai scesi a compromessi con altro tipo di materiale, è un'azienda quindi sostenibile, che ha dei valori, e quello che ci piace è che anche i nostri clienti sposano in pieno questi valori e noi portiamo avanti la nostra storia insieme ai nostri clienti e ai nostri prodotti. Inventando a ogni edizione di Beer and Food Attraction, ma non solo, perché voi partecipate a tantissime manifestazioni fieristiche, inventando dei nuovi prodotti. Quali sono quelli presentati in questa occasione? Qui presentiamo due aperitivi analcolici nuovi che si aggiungono a spritz analcolico della linea Alpex, che già ha avuto un bel successo dopo il lancio dell'anno scorso. Abbiamo fatto una bella estate e il prodotto è piaciuto molto. La tendenza è sempre di più quella che va verso l'analcolico e il low alcol e noi gli siamo andati incontro con un Ugo analcolico, che è un prodotto che in versione alcolica ha delle zone di riferimento, ma noi contiamo di portarlo in tutta Italia. E poi un altro aperitivo analcolico che si ispira al gin tonic, quindi con il profumo del ginepro, dei bacche di ginepro e poi il ricordo della tonica, quindi di una nota amaricante. Le premesse sono buone, stiamo facendo assaggiare a tutti e siamo contenti. Ma non è finita qui, non ci stanchiamo mai e aggiungiamo ad Alpex anche altre due referenze, la Cola e la Cola Zero. Giulia, in che modo il brand Fonte Plose è distribuito in Italia? Noi abbiamo una rete di distributori in tutta Italia di cui ci avvaliamo per coprire bene o male quasi tutto il territorio. L'occasione di queste fiere, di queste manifestazioni è anche quella di incontrare i nostri distributori attuali e sviluppare il lavoro anche con i nuovi prodotti, ma anche, perché no, conoscere dei distributori grossisti che possano aiutarci a coprire quelle zone dove ancora manchiamo. E allora, Giulia, diamo un indirizzo di posta elettronica attraverso il quale è possibile scrivere per fare in modo che coloro che ancora non si riforniscono del vostro prodotto possano entrare in contatto con voi, chiedervi informazioni e magari imbastire una nuova relazione commerciale con Fonte Plose. Ci sono due modalità: o scrivere all'email info@acquaplose.it oppure andare sul sito www.acquaplose.it o www.alpexdrinks.it. C'è una sezione facilissima, trova Plose,
si inserisce il proprio CAP di riferimento e si può già leggere il distributore della propria zona. È arrivato il momento di assaggiare una delle novità che oggi presentate qui. Cosa mi offri? Ti offro un Ugo. E noi allora vi lasciamo con Ugo per poter riuscire ad assaggiare questa primizia. Giulia, grazie per la collaborazione. Grazie a te, grazie a voi. Ciao.